Cosenza in lacrime ieri per i funerali di Ciccio Augeri. Si sono svolte nella chiesa della Madonna di Loreto, in un clima di profonda commozione e di fede, le esequie del giovane 23enne assassinato con una coltellata a diamante. Caulonia, un incendio ha danneggiato la sede di Abitare e Costruire, probabile il cortocircuito. In archivio una estate da record di sequestri di piante di canapa per la Calabria. Arrivano i dati della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. La Giamaica italiana si estende tra le campagne del Reggino e del Vibonese. Sanità, è sempre più caos a radiologia all'ospedale di Locri. Mancano i medici e i pazienti iniziano ad essere dirottati verso la Piana di Gioia Tauro, ma Polistena è al collasso. Arrivano gli appelli dei primari. Caulonia, giù il sipario con grande stile sull'edizione 2018 del Tarantella Festival. Sulle note di Cavallaro, il popolo del paese che balla ha ritrovato il suo sound. Grande partecipazione a Gioiosa Ionica per i sacri festeggiamenti in onore di San Rocco, santo patrono della cittadina Locridea. Anche quest'anno le celebrazioni non hanno deluso la sua secolare storia. Bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale di Telemia. In apertura ai funerali del giovane Ciccio Augeri, il 23enne assassinato a diamante con una coltellata lo scorso 22 agosto. In tantissimi hanno affollato la chiesa della Madonna di Loreto a Cosenza per l'ultimo addio a Ciccio. Intanto, proprio nel giorno del funerale, si è costituito l'autore dell'omicidio. Sentiamo. Il presunto assassino di Francesco Augeri si è costituito. Lo fa nel giorno del funerale dello studente. Ha un volto e un nome, il giovane che all'alba di mercoledì scorso avrebbe accoltellato il 23enne deceduto nel corso di una rissa scoppiata in una piazzetta di Diamante, ferendo anche un 28enne napoletano. Da quella tragica giornata i carabinieri della compagnia di Scalea, coordinati dalla Procura della Repubblica di Paola, hanno lavorato senza soluzione di continuità. Un lavoro impegnativo sviluppato attraverso una ricerca certosina di tutti i possibili testimoni e che ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di raccogliere inconfutabili elementi a carico di un 19enne di origine napoletana, nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di indiziato di delitto a firma del procuratore Pierpaolo Bruni e del sostituto Francesca Maria Cerchiara. Nel pomeriggio di domenica il giovane, che si sentiva braccato dai carabinieri di Scalea, che già dalla mattinata di giovedì erano sulle sue tracce, probabilmente non potendo reggere ancora la pressione esercitata, ha deciso di costituirsi presso il carcere di Napoli Secondigliano. Il giovane presenta delle ferite al volto che potrebbero dimostrare un suo coinvolgimento nella lite nata da futili motivi nelle vie antistanti il centro storico di Diamante. Quella notte il 28enne è rimasto ferito anch'egli di origine campane, mentre passeggiava avrebbe avuto un primo diverbio con il gruppo di ragazzi che si ritiene capeggiato dal fermato, causato da quella che sembrerebbe una spinta involontaria. Il giovane, quindi, raggiunto Augeri, pochi minuti più tardi avrebbe avuto un'altra discussione ancora più accesa con lo stesso gruppo nei pressi della piazzetta Padre Pio. Dalle parole si è così passati alle vie di fatto, venendo alle mani. Proprio in quei momenti il 19enne avrebbe estratto un'arma da taglio con cui avrebbe accoltellato mortalmente Francesco e ferito il 28enne. Ovviamente le indagini continuano sempre d'intesa con la Procura di Paola per definire esattamente i ruoli degli altri coinvolti nella vicenda. Un uomo di 57 anni, residente nell'Interland cosentino, è stato fermato dalla polizia per tentato omicidio. Verso le ore 11:30 di ieri, al pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza, era arrivato un uomo di 44 anni, SG, queste le iniziali, in gravi condizioni, colpito all'addome da diverse coltellate. È stato operato d'urgenza e poi ricoverato in rianimazione con prognosi riservata, in evidente pericolo di vita. Le indagini della polizia hanno svelato che l'uomo si era recato a casa del fermato per rivendicare presunti danni causati alla propria abitazione da infiltrazioni d'acqua e dopo un'accesa lite era stato accoltellato. Andiamo adesso a Caulonia perché un incendio ha danneggiato la sede di Abitare e Costruire, probabile il cortocircuito.
Un grave incendio, causato molto probabilmente da un cortocircuito interno, si è abbattuto sulla struttura commerciale Abitare e Costruire, vendita di ceramica, cucine, bagni e porte, con sede a Caulonia in località Castelvetere. I danni sono ingenti, come si vede dalle immagini pubblicate sul nostro portale. Sul posto, per sedare le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Siderno. Lo stesso staff ci rassicura sull'evento che dovrebbe tenersi nel cortile della sede a partire da giorno 30 di agosto. Il festival Sud Music si farà ugualmente, ancora con più carica. La proprietà è pronta a ricostruire tutto partendo anche da 3 super giornate dedicate alla musica. Ancora polemiche e tensioni sul futuro dell'aeroporto Sant'Anna di Crotone. L'incertezza del futuro dello scalo infiamma anche il dibattito politico. Sentiamo. Venerdì 31 agosto verrà soppresso il collegamento Ryanair con Pisa, a fine ottobre quello con Bergamo. Dopodiché terminerà ancora una volta l'attività volativa sul Sant'Anna di Crotone. Dal 1 giugno, dopo la riattivazione dei voli, si è fatto davvero poco per provare a dare una continuità ad una struttura indispensabile per il territorio che la vede come unica alternativa per il collegamento col resto d'Italia. Ma c'è chi non si arrende e per venerdì prossimo ha organizzato una manifestazione a sostegno dello scalo crotonese. Venerdì ci sarà l'ultimo volo per Pisa e diciamo che è un antipasto molto amaro per la chiusura dell'aeroporto che avverrà, secondo noi, a fine ottobre, perché fino a questo punto non c'è alcuna speranza che l'aeroporto vada avanti, quindi l'aeroporto sta chiudendo. Appunto per questo noi venerdì alle ore 15 saremo in aeroporto a manifestare, ma questa volta non vorremmo essere soli, perché noi da soli non ce la facciamo. Contro gli strateghi della politica, contro le istituzioni, il Comitato Cittadino Aeroporto di Crotone, nonostante la lotta incessante da quasi 2 anni, non riesce da solo, ha bisogno di voi, di tutti voi. Ma dico io, vogliamo stare ancora a guardare? Mettiamo in un angolo la rassegnazione, la città è nostra, il territorio è nostro, ci viviamo noi, abbiamo bisogno delle infrastrutture, noi non chiediamo niente di eccezionale, rivendichiamo solo i nostri diritti, il diritto alla mobilità e non solo questo, perché in questa provincia effettivamente non funziona nulla, questa, io è tanto tempo che lo ripeto, è l'ultima provincia non d'Italia ma bensì d'Europa, svegliamoci, non siamo più a guardare, venerdì 31 agosto tutti in aeroporto a manifestare contro questo abbandono, questo isolamento. Ma dico ancora una parola molto più brutta e più aspra, ci stanno isolando come se fossimo degli appestati, sì, avete capito bene, degli appestati, questo non va bene, noi siamo cittadini di questa nazione e abbiamo diritto a tutto quello che ci spetta, la Costituzione, che sarebbe la più bella del mondo, prevede anche la mobilità per i cittadini di Crotone e della fascia ionica. Le istituzioni? Non risponde nessuno, perché noi non vi dico quante mail PEC facciamo giornalmente per avere contatti, per avere risposte, ma io, guarda, a questo punto preferirei tanto che veniste il Presidente Mattarella, il Ministro Conte, i Vice Premier Salvini e Di Maio, vorrei anche Toninelli, infatti ci stiamo anche attivando per organizzare un convegno sulla mobilità invitando Toninelli e il Ministro Barbara Lezzi, Ministro del Sud, perché qua devono venire a toccare con mano, devono venire a vedere che effettivamente siamo in uno stato disastroso. La compagnia Air Italy ha inaugurato il suo primo collegamento tra gli aeroporti di Lamezia Terme e Milano Malpensa. La nuova rotta unisce, detto in un comunicato della SACAL, Lamezia Terme e la Calabria, New York, Miami, L'Avana, Bangkok, Delhi, Mumbai, Mosca, il Cairo e Dakar, grazie a collegamenti con coincidenze con i voli operativi sull'hub di Milano Malpensa. Cambiamo argomento e andiamo all'estate da record per quanto riguarda i sequestri di piante di canapa in Calabria. Arrivano i dati della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Secondo questa prima statistica, la Giamaica italiana sarebbe localizzata nello specifico proprio nel Reggino. Sentiamo. Il mito della Giamaica italiana cominciò a prendere forma negli anni 90 del secolo scorso. La Calabria, con in testa le province Regina e Vibonese, continua a essere luogo privilegiato per le piantagioni di marijuana. Il 2018 non è ancora concluso, ma secondo i dati forniti dalla Direzione Nazionale Servizi Antidroga, l'estate che sta volgendo al termine potrebbe essere quella dei record. Il 2017 infatti è stato quello del record decennale, con un boom di sequestri. 107.000 in tutta la regione, con quasi 69.000 piante rinvenute in provincia di Reggio, seguita da Vibo con quasi 30.000. Quei numeri sarebbero stati già ampiamente superati nel 2018. Secondo i dati elaborati l'11 di luglio scorso dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, i numeri nell'estate 2018 dovrebbero essere ancora più ingenti.
record detenuto al momento dalla provincia di Vibo grazie ad un maxi sequestro da quasi 90.000 piante, seguito da quella regina. Quel report della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga non tiene conto però dello stilicidio di sequestri portati a termine da metà luglio a fine agosto. Piccole e grandi piantagioni, infatti, sono state scoperte nell'ultimo mese e mezzo senza soluzione di continuità. I carabinieri di Marina di Gioiosa Ionica hanno notificato alla titolare di un bar della cittadina Locridea un provvedimento di sospensione per 15 giorni dell'attività commerciale con conseguente chiusura dell'esercizio. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi su proposta della stazione dei carabinieri a seguito di un'attività di monitoraggio svolta negli ultimi mesi e dalla quale è emersa l'assidua frequentazione del locale da parte di persone con precedenti. Andiamo adesso al caos sanità che sta vivendo la nostra regione. Locri e Polistena sono sempre più al collasso. C'è urgente bisogno di medici e tecnici di radiologia presso l'ospedale di Polistena. La chiusura nelle ore pomeridiane e serali del reparto di radiologia dell'ospedale di Locri a causa della mancanza di medici disponibili a coprire i turni e il successivo trasferimento dei pazienti che necessitano di prestazioni urgenti presso il Santa Maria degli Ungheresi sta creando non poche difficoltà al servizio sanitario pianigiano. A Polistena, secondo quanto ha rendicontato il primario del reparto di radiologia Domenico Antonio Cordopatri, attualmente l'unità ospedaliera risponde non senza difficoltà ad un'utenza di circa 60 pazienti al giorno per la radiologia tradizionale e di ben 25 per la TAC, con volumi di produttività pari a 12.000 prestazioni di TAC all'anno suddivise al 50% tra pazienti provenienti dal pronto soccorso, 30% da esterni e 20% dal reparto. Questi servizi fino ad oggi sono stati garantiti a circa 180.000 pazienti provenienti da tutta la piana, ma a detta del primario arrivano anche pazienti dal Regino e dal Vibonese e il numero è destinato ad aumentare progressivamente con il trasferimento in casi di urgenza dei pazienti locridei. Se l'utenza è numerosa, lo stesso però non può dirsi del personale che opera nella struttura. Attualmente al Santa Maria degli Ungheresi ci sono solo due medici addetti all'TAC, oltre al primario Cordopatri e altri due insieme ad uno specialista ambulatoriale per la radiologia. Anche meno, nel minimo indispensabile se si pensa, ai turni da fare all'aumento anche dei turisti che potrebbero avere bisogno della struttura e alle ferie estive. Per mancanza d'organico, ha informato il primario Cordopatri, nel corso dell'estate sono state ridotte le prestazioni esterne e i tempi di attesa per i pazienti si sono allungati a circa 3 mesi. Nei periodi di ferie i ritmi di lavoro nell'ospedale pianigiano sono stati micidiali a causa dei turni massacranti. Secondo quanto ha rendicontato il medico Cordopatri, non è stato possibile coprire i due presidi, quello di Polistena e quello di Locri, perché uno sarebbe rimasto certamente sguarnito a causa di carenza del personale. A Locri, ha continuato, a causa dei pensionamenti e dei trasferimenti sono rimaste solo 2 unità di personale medico. A Polistena invece, a causa delle esenzioni, solo 4 tecnici di radiologia possono effettuare turni di reperibilità e 3 in TAC. La situazione, ha ancora spiegato, non è di certo migliore a Gioia Tauro e Palmi, dove sono rimasti in tutto 4 medici, 2 per centro, tutti esentati dalla reperibilità. I medici disponibili alla reperibilità hanno operato negli ultimi mesi e stanno continuando a farlo in condizioni di grande stress. Basti pensare che nell'anno appena trascorso hanno fatto più di 30 turni a testa presso l'ospedale di Locri. La situazione definitiva ad un problema che si protrae ormai da troppo tempo potrebbe essere la messa al bando di concorsi per l'assunzione di nuovo personale. In questo l'ASP 5 risulta essere in ritardo rispetto ad altre aziende della stessa regione. Diverso invece l'impegno dell'azienda per l'acquisto di nuovi macchinari. Sembrerebbe infatti che l'azienda abbia già deliberato l'acquisto di un nuovo macchinario per la TAC e che si stia anche muovendo per fornire al nosocomio polistenese anche un telecomandato, un pensile, un portatile ed un nuovo ecografo. Andiamo a Palmi, dove il Circolo Armino denuncia Salvini. Ce ne parla Ferdinando Milicia.
Anche dalla Piana e da Palmi arriva una denuncia alla Procura contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso della nave militare di Ciotti attraccata in questi giorni nel porto di Catania con a bordo un centinaio di migranti di nazionalità eritrea. La questione ha tenuto banco sui media per diversi giorni, creando un vespaio di polemiche politiche nazionali e con ricadute sui piani alti dei palazzi europei. E conclusasi positivamente ieri con lo sbarco delle persone a bordo dopo l'accettazione ad accoglierli da parte dell'Albania, dell'Irlanda e delle strutture della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Il leader leghista per questo è stato indagato dalla Procura di Agrigento per sequestro di persone, abuso d'ufficio e sequestro illegale. Da qui sono partite una serie di denunce provenienti da tutta Italia contro il leader leghista, da varie associazioni, a cui si è unita anche quella del consigliere comunale di minoranza Pino Ippolito, coordinatore del circolo politico culturale Arminio, che accogliendo l'invito di alcuni legali bolognesi ha indirizzato un esposto alla Procura della Repubblica di Catania per l'individuazione di reati a carico del ministro Salvini. Abbiamo volentieri accolto l'invito rivolto per primo da alcuni legali bolognesi, afferma il consigliere comunale Pino Ippolito, di indirizzare alla Procura della Repubblica di Catania un esposto perché la magistratura possa individuare eventuali reati in seguito alla decisione del ministro dell'Interno Matteo Salvini di impedire per alcuni giorni lo sbarco della nave della nostra Guardia Costiera di Ciotti anche a nome dei membri del Circolo Arminio e il nostro modestissimo contributo ad una battaglia per il rispetto delle convenzioni e delle regole internazionali e prima ancora per affermare il principio inviolabile della solidarietà fra esseri umani. Ma statene certi che questa ennesima azione legale contro il leader leghista, che in questo momento ricopre l'incarico di ministro dell'Interno, avrà triplicato il consenso per la Lega e il suo leader a Palmi e nel circondario. Ci fermiamo per pochi istanti di pubblicità. Bentrovati a questa seconda parte della TG News. Ripartiamo da Caulonia perché si è conclusa l'annuale edizione della Caulonia Tarantella Festival. I tenores di Bitti con il virtuoso di Laudanas, Fabio Fargiolo, sono saliti sul palco di Piazza Mese durante il concerto serale con Mimmo Cavallaro. Il musicista caulonese, infatti, non è nuovo alla contaminazione dei generi. Dopo il concerto dello scorso anno, che l'ho visto accanto al georgiano trio Mandili, sabato sera si è esibito con i tamburi Taiko di Joe Kirota, compositore giapponese multipercussionista che in 30 anni di carriera ha registrato circa 16 album ed è stato insignito nel 2003 di un'onorificenza dall'ambasciata giapponese per aver favorito la diffusione della musica nazionale a livello mondiale. L'evento conclusivo di questa edizione, la 20ª insomma, ha celebrato ancora una volta Mimmo Cavallaro e per lui la possibilità per la nostra Tarantella di incontrare altre culture musicali provenienti da altre parti del mondo. Nella gli stalla ruccede e ti chiamaro pedareta, nella gli stalla geiusa e ti chiamaro carinosa, poi peppinelle come di pozzama, poi peppinelle come di pozzama, poi peppinelle come di pozzama.
Trapinarelle, trapinatura, vicino a confine criatura. Trapinarelle, trapinatura, vicino a confine criatura. Sotto ponte da ferrovia, con chiave cuscintia. Oi Peppinelle, come di Bozzama. Oi Peppinelle, come di Bozzama. Oi Peppinelle, come di Bozzama. La mamma che la figlia, oh bella sciovarella de mammata, sciovarella de mammata. Tu bella bella mia della cavanti, sciovarella bella. Tu bella bella mia della cavanti, oh bella sciovarella de mammata, sciovarella de mammata. Domanda lì vicina della rua, sciovarella bella. Domanda lì vicina della rua, oh bella sciovarella de mammata, sciovarella de mammata. Ballati a ballati, tu mi siete maritati. Se non ballati pure non mi canta, non mi so. Se non ballati pure vicino di quello porto zitto. Shoo, 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 quando mi vuole ragazzi su. Quando prima di cacci su. A Gioiosa Ionica invece grande partecipazione per i sacri festeggiamenti in onore di San Rocco, il santo patrono della cittadina Locridea. Anche quest'anno le celebrazioni non hanno deluso la sua secolare storia. Diventa anche difficile ascoltare. Parto dei tamburi, momento di rara suggestione. Vi lasciamo vedere le immagini live, oltre che i suoni che provengono dalla via, dal largo davanti alla chiesa, processione che sta per prendere la via, è anche abbastanza lenta per arrivare su, ci metteremo quasi un'ora. Ecco San Rocco di Montpellier che lascia la sua chiesa per andare su alla chiesa matrice. Giorno importante per Gioiosa. Sì, è un giorno molto importante per la comunità gioiosana. Quest'anno abbiamo avuto un incremento delle persone che sono venute a festeggiare San Rocco. Speriamo che la giornata sia piacevole. Noi come amministrazione ce l'abbiamo messa tutta affinché questa giornata sia di gradimento sia per i gioiosani che per tutti i turisti che sono arrivati qui. Chiamo in causa anche il sindaco, già emozionante di per sé, ma come sindaco ancora di più. Sì, è una giornata molto importante per la nostra comunità, si vede, una grande manifestazione di pietà popolare, di fede. E noi, insomma, cerchiamo di organizzare al meglio questa giornata, perché è una giornata che impegna davvero tutti quanti in maniera molto, molto forte, per cui inizia ora una lunga giornata di festa. Ecco il momento suggestivo, anche questo segno di benedizione per il paese di Gioiosa.
eccolo qui, San Rocco che guarda gioioso. Guardate quanta gente c'è, la devozione per questo santo non è solo gioiosana, ma dappertutto. Ecco l'ingresso, San Rocco che guarda la folla, i tamburi che insistono e le mani che battono, l'urlo è Rocco, Rocco, Rocco e viva Santo Rocco. Ecco l'ingresso. A Gioia Tauro è stata avviata una pulizia straordinaria del territorio. A Gioia Tauro, comune sciolto per infiltrazione mafiosa e con dichiarato dissesto finanziario in atto, retto attualmente da una terna commissariale a una zona della città, periferia sud-est, che certi cittadini considerano oramai una discarica a cielo aperto. Si tratta della via Fosso Mastro, dove con spregio del senso civico alcuni di loro si allenano quotidianamente al lancio del sacchetto di spazzatura, come fosse ormai una nuova disciplina olimpica. Questo perché, ma non vuole essere una giustificazione per nessuno, la raccolta dei rifiuti a Gioia Tauro è divenuta un lusso, la si fa occasionalmente senza una regolarità da parte dell'ente, che con i suoi mezzi e quelli della Protezione Civile e altri ancora è costretta a farla successivamente in modo straordinario perché in quell'area si è arrivati al limite della decenza e della salute pubblica. Il comune deve intervenire a bonificare un'area, quella di via Fosso Mastro, a ridosso del problematico quartiere Ciambra, dopo un accumulo di rifiuti divenuto smisurato e incontrollato. L'altro ieri infatti ne sono stati raccolti qualcosa come 5 tonnellate, fanno sapere da Palazzo Sant'Ippolito, sede del municipio, l'ennesima operazione straordinaria per rendere l'area vivibile ed eliminare i nauseabondi miasmi che si alzano da questa incivile pattumiera della città. Un'anomalia che secondo alcuni si potrebbe risolvere solo con l'installazione delle telecamere di videosorveglianza. A questa realtà si aggiunge purtroppo il problema legato alla mancata riattivazione dell'isola ecologica, posta sotto sequestro anni addietro e mai riaperta, malgrado siano stati operati nel sito di Contrada Falcò tutti i lavori di sistemazione e di bonifica che all'epoca erano stati indicati come necessari ed urgenti all'ufficio tecnico del comune. Da quanto si è potuto apprendere, al termine dei lavori era stata inoltrata la richiesta all'autorità giudiziaria competente per poter ripristinare il servizio di raccolta dei rifiuti. Ma l'istanza, si ignorano ancora i motivi, è rimasta senza risposta. Nel frattempo la città vive un momento di grande difficoltà e tutto questo non aiuta i cittadini e la popolazione di Gioia Tauro. A Roccella Ionica, ancora per qualche giorno al Palazzo Carafa, sarà possibile visitare un vernissaggio. Sentiamo quale. Le sale restaurate del Palazzo Feudale dei Principi Carafa stanno accogliendo dal 12 fino al 30 la mostra Remoto Immanente Dialoghi d'arte al Castello, curata da Roberta Filardi, organizzata dalla Proloco Roccella Sviluppo, presieduta da Pietro Ritano e patrocinata dal Comune di Roccella Ionica. Tra gli artisti calabresi per origine o residenza che espongono le loro creazioni Marò D'Agostino, Enrico Meo e Maria Teresa Oliva, differenti per formazione, percorsi e linguaggi, ma che si ritrovano nel filo conduttore dell'esposizione. Remoto immanente, da intendersi come anticipano nota stampa, non come il passato che ritorna per dar prova dei suoi fasti o di un primato, viceversa come un tempo assoluto dove si annullano gerarchie e spiegazioni e quello che emerge è un'entità pura. La mostra si prefigura quindi come un interessante dialogo tra installazione e fotografia, pittura e scultura, e tra singolarità artistiche contemporanee che si connettono a conferma che l'arte non è mai copia della realtà, ma percorso verso una comprensione sempre più profonda ed estesa. Le loro stesse vite di artisti rimodellano continuamente le forme delle rispettive esperienze col costante rinnovamento dell'estetica, non assoggettata a parametri di opportunismo e consumo. Abbiamo praticamente, noi tre artisti, abbiamo diviso le sale del primo piano e io ho fatto un'installazione nella penultima sala sul tema L'albero della vita, che è un tema che mi è molto caro,
e poi ho portato anche delle sculture che si intonavano, diciamo, all'ambiente, perché l'arte contemporanea è, si sposa molto bene con i palazzi di un certo periodo storico. E sempre maggiormente ci sono delle mostre di arte contemporanea appunto in questi luoghi. E, la mostra probabilmente sarà prorogata, quindi io invito tutti i roccellesi e le persone che si trovano a passare a vederla, perché credo che sia interessante. Per quanto riguarda il mio percorso artistico, da oltre 15 anni ho spostato la mia attenzione dall'arte concettuale alla percezione. Quindi il mio lavoro parla essenzialmente di percezione e naturalmente come tematica utilizzo la problematica umana esistenziale per ricavare delle risposte in merito a ciò che accade all'uomo. Allora, le mie opere sono una intersezione di vari linguaggi, giocati in tempi differenti. Io lavoro proprio su questo concetto di far confluire delle energie, dei linguaggi differenti in un processo artistico per ottenere un'altra visione, un altro scenario. In questo caso questa è un'installazione nella quale io ho utilizzato delle vetrine che erano qui nel Palazzo Carafa. L'idea era quella di fare un'installazione su un filo che correva lungo la sala, però avendo questi materiali ho pensato di usarli come nel mio concetto di installatrice. Sono un artista che utilizza quello che c'è per produrre delle opere. Quindi ho utilizzato queste vetrine e ho inserito questa raccolta di oggetti, diciamo di materiali creativi prodotti dalle donne nel tempo, donne sconosciute per me, che io ho raccolto nei mercatini dell'usato in parecchi anni della mia vita. Sono sempre stata interessata a che cosa producono le donne, che cosa produce la creatività femminile, attraverso quali segni, quale linguaggio si esprime. E questa, secondo me, è stata fino a qualche decennio fa l'arte delle donne. Per cui vederla relegata in questi mercatini dell'usato mi ha fatto sempre una certa impressione, come quanti sogni, quante speranze, quanto impegno, quanto tempo delle donne è chiuso qui ed è venduto per poche lire. E da questo si è passato a questo, che è un po' anche la mia un'operazione ironica, cioè adesso le donne ci esprimiamo attraverso anche il selfie, l'uso della propria immagine, no? Quindi c'è un percorso che viene racchiuso dentro questo e al quale poi ho sovrapposto altri elementi, che è quella di dare ad ognuno di questi, il numero di queste opere è 22 come i tarocchi, quindi c'è anche una sovrapposizione di un indirizzo, del linguaggio esoterico e filosofico. Andiamo a Bagnara perché dopo l'alluvione che ha colpito il territorio comunale abbiamo ascoltato alcuni cittadini, sentiamo. Lei ricorda una stagione così sempre di pioggia? No, così anomala no, assolutamente. Qualcosa di strano è avvenuto pure, perché ho buona memoria, intorno al 75-76, una stagione simile. E anche se ripetuta nel 95 pure, dopo il 13 di agosto, sono finiti i bagni. Ma stanno cambiando i tempi? Probabilmente anche la natura, sì. Vabbè, è dovuto all'uomo. L'uomo che sta distruggendo tutto. Purtroppo è la causa principale è l'uomo. La natura
prima o poi si riappropria di tutto quello che ha dato. Ricordavate un'estate così di pioggia? È 60 anni che io vengo qua, mai ho trovato un agosto così piovoso. Secondo lei cambia il clima, cambia la natura? Esatto, se... diventeremo un paese tropicale anche qua. Moro non sta un po' esagerando questo tempo? Sta esagerando sì, perché ormai ci è rimasto più una settimana, no? Bagni niente. Ecco, voi ricordate un tempo così, agosto, con la pioggia? No, mai, mai, in 50 anni mai ricordo un'estate così. Secondo lei perché adesso la natura fa questo? A parte del warm globing, come si chiama, global warming. È un po' anche un danno a livello turistico, le persone, diciamo, il mare. Beh sì, vabbè, i turisti sono venuti però, sono andati con disappunto, diciamo, no? Bagnare come la trovano? Bagnare, purtroppo siamo in crisi, siamo in crisi. Che manca, secondo lei che manca? Beh, la lista è lunga, però la nuova amministrazione ci sta provando, però i tempi sono lunghi. Turisti. Come Bagnara? Bella? Calabria è bella. Bagnara? Ah, Bagnara, si può, si può. Cosa ha degustato, ha mangiato? Cosa ha mangiato? No eater. Dopo Bagnara dove andate? Calabria? Sempre Calabria o andate via? Ah, Calabria è ensuite, no, Sicilia, Tropea. Tropea e Napoli. Oggi sarebbe una giornata di mare mentre piove, ecco, siamo al 25 di agosto. Sì, infatti, purtroppo è così, ormai ci siamo abituati a questi cambiamenti repentini del tempo. Secondo lei perché cambia questo tempo? Non lo so, ci sarà un cambiamento climatico dovuto a, non lo so, a problemi dell'atmosfera, il clima ormai, lo smog, insomma, l'inquinamento, potrebbe essere quello. A Bivongi in arrivo gli alfisti storici. Stamattina siamo qui con l'assessore Francesco Passerelli e stiamo veramente trascorrendo una splendida giornata, in quanto c'è l'associazione degli alfisti che stanno in questo momento decidendo se visitare le cascate del Marmarico o andare a San Giovanni Teresis. Noi siamo felici di averli qua perché è un'associazione veramente splendida, è una passione che loro coltivano e noi li stiamo accogliendo con tanto piacere, veramente. Grazie a tutti e buona giornata. Salve, buongiorno a tutti, sono Michele Brosio, sono il presidente di questo club, associazione alfisti storici calabrese. Qui vicino a me c'è Pino Cocciolo che è del direttivo del nostro club. Noi oggi siamo onorati di stare qui in questa bellissima cittadina di Bivongi, così storica, che ha delle bellezze ad invidiare, veramente. Vi dico a tutti, venite a Bivongi che c'è tante cose da vedere. Qui oggi sono partecipanti da tutta la Calabria. Comunque noi siamo alfisti veri, veri alfisti storici, che curiamo questi posti così bellissimi della Calabria. Il nostro obiettivo è di valorizzare questo marchio che è famoso in tutto il mondo. Do i ringraziamenti a tutta l'amministrazione comunale di Bivongi, in particolare il signor sindaco che ci ha ospitato in questa bellissima città. Noi andiamo a tutte le due parti, sia alle cascate sia al monastero ortodosso, che è un bellissimo luogo, che è una cosa unica qui in Calabria, che vi raccomando di visitare, veramente. Grazie. Grazie Presidente, noi cerchiamo con queste vetture, ormai sono vetture d'epoca, storiche, hanno i loro 30, 40 anni ciascuna, anche di più, 50 forse 60, di praticamente visitare questi luoghi storici, luoghi di cultura, che da noi borghi, i cosiddetti borghi d'Italia, e Bivongi lo è. Abbiamo il mese scorso visitato Pazzano, sempre nel luogo della Vallata dello Stilaro, e quindi cerchiamo di abbinare la nostra passione con la scoperta di luoghi storici delle nostre zone, e quindi far scoprire anche ai partecipanti quello che può essere abbinare una passione con la cultura. Speriamo di essere riusciti anche oggi in questo evento, e quindi ringraziamo tutti. Da dove venite?
da Polistena? Sono presente sempre per due motivi: uno perché mi piace e poi per garantire anche una sicurezza, perché può sempre succedere qualche cosa, bene avere un servizio sanitario pronto o vicino. Ecco perché noi siamo sempre presenti e partecipiamo. Che non serva mai. Sì, auguriamo che non serva, perché a noi quando ci dicono un buon lavoro noi ci arrabbiamo, a noi dovete dire buon riposo, perché se c'è buon riposo vuol dire che stiamo bene noi e gli altri. Ok, la signora viene da? Polistena. Polistena, pure lei? No, io di Maropati. Eh? Di Maropati. Maropati? Sì, sì, nel Premio La Piana, Gioia Tauro. Sì, anch'io di Maropati. È proveniente da? Gioiosa Ionica. Questa macchina da che epoca è? Del 60. Alfa Giulietta del 60. Club San Rocco, Gioiosa. Nome? Totino Armando. Vorrei fare un ringraziamento di cuore da parte di tutti gli alfisti all'Ados e Marina di Gioiosa Ionica. Grazie a loro oggi abbiamo svolto un bellissimo raduno, grazie di cuore, grazie. E vorrei ringraziare qui vicino a me il nostro socio alfista Nini Sabatino, che è un alfista puro sangue. Grazie Nini. Per l'agenda, dal 31 agosto al 2 settembre tornano Weekend in Scolè con il nuovo appuntamento Filosofia e Politica, Aristotele contro Platone, nella sede in via Umberto I a Roccella Ionica. Adesso ci spostiamo in rassegna stampa. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi, subito l'apertura per quanto riguarda la Gazzetta del Sud. In primo piano l'omicidio di Diamante, si costituisce il presunto assassino, si tratta di un 19enne napoletano che i carabinieri di Scalea avevano già identificato. Nel giorno del funerale di Francesco Augeri il giovane si presenta nel carcere di Secondigliano. Il taglio alto, titolo sottotestata, si parla di opere pubbliche in Calabria, crolli sulle strade, l'ombra dei clan, l'allarme sulle infiltrazioni negli appalti. I magistrati indagano sulle forniture di cemento depotenziato. Ieri è iniziato il campionato di Serie B, beffa Cosenza pari al 95esimo ad Ascoli per la squadra di Piero Braglia. Crotone KO con il Cittadella, pesante 3-0 per i pitagorici. Subito le altre notizie. Di spalla Civita, iniziano oggi i sopralluoghi nel torrente Raganello. Squillace, due attività commerciali nel mirino invece del Rack. A Vibo Valentia il nuovo tribunale rimane inagibile. Lasciamo anche Gazzetta del Sud, ci occupiamo subito del quotidiano. Si parla anche qui del fatto di sangue avvenuto a Diamante qualche giorno fa. In cella l'accoltellatore, braccato dai carabinieri dalla notte della rissa, si è presentato ieri al carcere di Secondigliano. Si costituisce il giovane campano sospettato di aver ferito a morte a Augeri. A Cosenza folla e strazio ieri ai funerali. Il decesso è stato provocato da 7 fendenti. Vedete un momento dei funerali del giovane Francesco Augeri, il feretro davanti alla chiesa di Cosenza, nella quale sono stati celebrati ieri i funerali. Nello sport, un ottimo Cosenza beffato al 95esimo ad Ascoli, esordio shock per il Crotone a Cittadella e un KO netto. E poi Coppa Italia di Serie D, il derby tra Roccella e Locri lo vince la formazione di Giampà 2-0, eliminato il Locri di Scorrano. Coppa Italia dilettanti, bene Scalea Isola, che poker il Sersale, Filo Gaso e Soriano finisce in parità. Andiamo subito ad occuparci di sanità, ospedali malati, i guai dell'ospedale di Locri mandano in tilt anche l'ospedale di Polistena, dove ci sono tantissimi problemi in queste ultime ore. Invece per quanto riguarda la strage avvenuta nel Pollino, Raganello, l'ultima telefonata di una vittima al centro dell'inchiesta per quanto riguarda quello che è accaduto nella gita mortale. Reggio Calabria, Foti candida ad Ascoli, Siclari frena, dietro alla corsa per il sindaco c'è anche la lotta al duo Cannizzaro-Santelli. Grandi manovre all'interno del centro-destra, ma ai ferri corti soprattutto Forza Italia e le altre forze politiche di destra. A una parte del partito infatti non è piaciuta la corsa in avanti dell'ex parlamentare. Poi i temi che riguardano
l'immigrazione, migranti da Lucano, Manotesa, i profughi bloccati sulla 18. Siamo pronti, dice il sindaco di Riace, ad accoglierli nella nostra città. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti, si completa questo giro su quelle che erano le notizie di prima pagina per quanto riguarda il Quotidiano del Sud e Gazzetta del Sud. Grazie per il gentilissimo ascolto che ci avete prestato. Uno sguardo alle previsioni del meteo. Ancora instabilità per quanto riguarda il tempo in Calabria, anche oggi previsti piogge e temporali, soprattutto nella seconda metà della giornata. Temperature stabili sopra i 25 gradi. Grazie per il gentilissimo ascolto. Per questa edizione è tutto, grazie per l'ascolto, riepilogo. Cosenza in lacrime ieri per i funerali di Ciccio Augeri. Si sono svolte nella chiesa della Madonna di Loreto, in un clima di profonda commozione e di fede, le esequie del giovane 23enne assassinato con una coltellata a diamante. Caulonia, un incendio ha danneggiato la sede di Abitare e Costruire, probabile il cortocircuito. In archivio una estate da record di sequestri di piante di canapa per la Calabria. Arrivano i dati della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. La Giamaica italiana si estende tra le campagne del Reggino e del Vibonese. Sanità, è sempre più caos a radiologia all'ospedale di Locri. Mancano i medici e i pazienti iniziano ad essere dirottati verso la piana di Gioia Tauro, ma Polistena è al collasso. Arrivano gli appelli dei primari. Caulonia, giù il sipario con grande stile sull'edizione 2018 del Tarantella Festival. Sulle note di Cavallaro, il popolo del paese che balla ha ritrovato il suo sound. Grande partecipazione a Gioiosa Ionica per i sacri festeggiamenti in onore di San Rocco, santo patrono della cittadina Locridea. Anche quest'anno le celebrazioni non hanno deluso la sua secolare storia.